L'ultima edizione di Style News Studio Marco Cullà è stata una di quelle serate magiche, di quelle da ricordare a lungo, di quelle che fanno venire brividi e caricano l'ambiente. Il Palermo strapazza il Milan al Barbera, lo batte 3-1 e lo spedisce ancora una volta all'inferno. È stato un grande Palermo, diligente dal punto di vista tattico, ordinato e spietato sotto porta. Una prestazione decisamente superlativa della squadra rosanero che ha sempre dominato il match, non patendo più di tanto le avanzate dei rossoneri e di Ronaldinho in particolare. Miccoli, Cavani e Simplicio sono loro gli alfieri che hanno tagliato a fette la formazione di Ancelotti in gol con Ronaldinho su calcio di rigore soltanto nel finale. A dire il vero, tra gli alfieri anche il portiere Marco Amelia, che al 26esimo del primo tempo ha intuito un calcio di rigore dello stesso Digno, concesso generosamente da Rocchi per un fallo su Pato commesso fuori area. È lì che la gara ha cambiato volto. Sono contento della vittoria del Palermo, perché ci voleva, veniamo da qualche risultato un po' così, il pareggio immeritato di Bologna e la vittoria ci mancava e l'abbiamo trovata contro una grande squadra. Questa è una cosa che ci fa più che piacere. Credo una cosa, sono partito con degli infortuni, andando in campo anche in condizioni non perfette, però cercavo sempre di dare un contributo. Poi alla fine l'infortunio ho avuto un infortunio grave e poi sono stato fermo a recuperare. Piano piano sto cercando la forma. Poi quando stai bene fisicamente, hai delle qualità, piano piano vengono fuori. Il Palermo ha capito subito che poteva essere la gara giusta per regalare ancora un'altra serata magica ai propri tifosi. Sentiamo adesso il tecnico Davide Ballardini. Il Palermo deve avere questo atteggiamento dal primo all'ultimo minuto e questa sera siamo stati bravi proprio ad avere questo atteggiamento, questa qualità, questa intensità, questo pressing dal primo all'ultimo minuto, perché serviva contro il Milan, serviva questo tipo di partita. Oltre a questo, la grande qualità del gioco, che è poi questa qualità del gioco nostro, ha esaltato i nostri giocatori, dal portiere all'ultimo dei nostri giocatori. Quindi oltre a questa grande attenzione c'è stata anche grande qualità. Non Ronaldinho, ma Miccoligno. Il suo gol ieri sera ha dato il via alle danze. Io penso che oggi Palermo ha fatto una grossa gara, veramente, grande intensità, abbiamo corso tanto, tutta la squadra. Volevamo fare la prestazione, volevamo far vedere che eravamo vivi e che eravamo una squadra, al di là del risultato. Poi è arrivata una cosa e l'altra, quindi siamo contentissimi. I tre punti di oggi veramente ci fanno molto comodo, perché la classifica avanza, abbiamo comunque 20 punti da tenerci stretto, però ripeto, domenica affrontiamo una squadra che è la più in forma del campionato secondo me, quindi poi si vede là se effettivamente il Palermo è una grossa squadra e al di là comunque del risultato, però bisogna andare a Cagliari e fare la prestazione e trovare le stesse motivazioni che abbiamo trovate oggi anche fuori casa. Il Palermo tornerà ad allenarsi domani a Bocca di Falco in vista della gara di domenica al Santeria contro il Cagliari. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.